Ciao ragazze, questo sarà un video velocissimo dei prodotti finiti, prodotti che ho finiti, che ho finito ultimamente. Volevo dirvi che questo qua è quello che mi fa più dispiacere, è la mia lozione per il corpo di profumo Grapefruit di Jo Malone. È veramente fantastica. La riacquisterò, sì, se non fosse così costosa, quindi sarà una cosa da fare in un compleanno, in un Natale. Qualcuno che mi vede mi conosce, sì, l'adoro, però comunque è bella costosa, quindi sicuramente non la riacquisterò subito. Ho altre creme che sono ugualmente buone. Questa qua però, se vi capita, è veramente buona. Poi prodotti da bagno, io utilizzo, ho i capelli molto molto sottili, non so se si vede dal video, magari sembrano che abbiano volume, ma di volume non ne hanno. No, infatti si vede che sono abbastanza magrolini. E ho scoperto questo shampoo della Pantene Aqualight, che per i capelli di voi come me, che hanno capelli fini, non è pesante, non appesantisce i capelli, quindi un ottimo prodotto per tutti i giorni. Io lavo i capelli tutti i santi giorni. Lo so che non fa bene, ma se salto un giorno, il giorno dopo la gente vede, cioè veramente sembrano sporchi perché sono oliosi. E quindi, parlando di questo, avevo acquistato questo dry shampoo di Sephora, quindi un shampoo per l'asciutto. È una cosa che avevo sentito parlare tanto e in realtà avevo acquistato in un periodo in cui non ho potuto lavare i capelli. Vi devo solo dire che non ho capito cosa fa questo prodotto, se elimina l'olio o no. A me non ha fatto assolutamente niente. È un prodotto che, vabbè, finito. Ce n'è ancora, però lo butterò perché è un prodotto che mi sta soltanto utilizzando spazio a casa e non utilizzerò più. Quindi, se voi li conoscete, i shampoo a secco, fatemelo sapere, ma non fa per me. Io li lavo tutti i giorni, non ho trovato altra soluzione, quindi così è. Poi ho comprato il Nivea Clean Deeper, quindi è un scrub per il viso. È andato bene fino a metà bottiglia. Un giorno, lavando il viso, lo lascio di solito sulla doccia, avevo praticamente un rossore qua, ma fortissimo, come se qualcuno mi avesse graffiato. Domanda, l'ho riutilizzato? No, quindi da metà in giù l'ho utilizzato per le gambe, comunque è uno scrub, però non lo riacquisterò perché comunque costa, è un prodotto per il viso e praticamente non si adatta alla mia pelle. Quindi, per chi mi conosce, chi di voi l'ha visto, io adesso ho comprato i Clarisonic, sono contentissima. La pelle liscia, pulita, quindi questo tipo di prodotto, nonostante che già non mi andava bene, non le riacquisterò più. Quindi, ultimo prodotto da doccia e anche una grande scoperta. Poco interessante, no? Per rasarsi. Ok, per rasarsi le gambe, ok, c'è questo prodotto. E adesso non mi ricordo esattamente la cifra, ve lo dirò simbolicamente, tipo 6 euro costava il setting care. Io mi ritrovavo ogni tanto a non riacquistarlo e quindi rasavo le gambe così, solo con il sapone, il liquido, eccetera. Poi ogni tanto mi ricordavo e veramente è più bella la rasatura, è più liscia, meno magari non causa nessuna irritazione sulla pelle quando utilizzate questo. Solo che 6 euro mi sembrava troppo. Ho guardato l'Esselunga, o comunque qualsiasi supermercato, fate la prova. Questo è un prodotto per donna. Questo qua, esattamente la stessa cosa, anzi, direi che è anche più delicata, vedete, sensitive, perché per la barba, quindi per il viso, è molto più delicato che le gambe, da uomo 3 euro. Cioè, non è esattamente 3 euro, se andate a guardare i prezzi poi non ditemi, ah no, ma non è 3 euro. Non mi ricordo, è solo per dire che praticamente questo da donna è il doppio di questo che da uomo. Io non sono scema, scusami, non lo comprerò più. Comprerò da ora in poi questo qua. L'ho già provato, testato, è magari un po' meno spesso di questo, però fa il suo lavoro. Fa scivolare bene le lamine, la mia rasatura delle gambe va benissimo e quindi per chi di voi che non fa la ceretta e utilizza comunque i rasoi per rasarsi le gambe, questo è un buon prodotto, ve lo dico subito e risparmierete. L'ultimo prodotto ce n'è ancora un pochino dentro, ve lo faccio vedere, il mio MAC Prep and Prime per gli occhi. C'è proprio un po' ancora, però alla fine dell'anno lo finisco e sicuramente lo buttavo prima di farvi il video. Quindi lo riacquisterò 1000 volte, è fantastico, stupendo.
L'ho già paragonato con Primer Potion di Urban Decay, altri non ce n'è. Per me questo qua di MAC è eccellente. Ragazze, mi sa che questo è l'ultimo video che caricherò all'anno, in quest'anno. Grazie di tutti voi che vi siete iscritti, vi avete lasciato commenti, tante tante parole carine, siete adorabili. È per voi che sono qua e faccio questo scambio perché è veramente divertente. Mi sto veramente, veramente, ripeto, divertendo un mondo e siete veramente, veramente stupende. Un bacione. Ottimo Natale, tanti auguri di un anno nuovo pieno pieno di belle cose e un grande grande bacione. Al 2014, ciao!